Elephone S3, uno smartphone sicuramente bello da vedere perché dà un display senza cornici, ma purtroppo la bellezza non è tutto. Elephone S3 verrà ricordato per una caratteristica in particolare. È uno dei primi smartphone borderless, ovvero uno smartphone con display senza bordi. Purtroppo potevamo essere qui a parlare di uno smartphone bello dentro e fuori, ma alcuni importanti difetti, batteria su tutti, ne compromettono inevitabilmente il voto. L'Elephone S3 utilizza un corpo metallico con un'ottima qualità costruttiva e finitura ed è leggermente curvo sul retro. Apprezzabile per un telefono di questa fascia la presenza del LED di notifica che però, incredibile ma vero, si illumina solo quando si collega e carica batteria. Una vera delusione. Insomma, la spia serve solamente a indicare la carica residua del vostro telefono. Per quanto riguarda i display, abbiamo un 5,2 pollici IPS con risoluzione Full HD e vetro Dragon Trail. La particolarità di questo schermo è quella di essere completamente laminato e leggermente curvo sui lati, con angoli di visualizzazione, riproduzione del colore e touchscreen davvero molto buoni. Display senza cornici? Beh, in realtà un piccolo bordo c'è, ma è sottilissimo. Il vetro 2.5D crea un'illusione ottica che allunga l'immagine anche sul bordo, che però non è sensibile al touch in quel punto. Ho apprezzato molto la luminosità dello schermo e la buona lettura anche sotto la luce del sole. I tasti virtuali sono touch. Buone notizie per quanto riguarda il supporto alle reti. C'è anche la famosa banda 800 MHz, solitamente utilizzata da Wind per il 4G. La scheda tecnica è completata da un processore MediaTek MT6753 Octa-Core a 1,3 GHz, 3 GB di RAM e memoria interna pari a 16 GB. Punto a favore invece il supporto OTG. Tra gli extra troviamo una radio FM, qualcosa di raro in questi tempi. Poi c'è un lettore di impronte digitali, a forma quadrata e posizionato sul retro, che è in grado di offrire una buona capacità di riconoscimento e anche una buona precisione, anche se però richiede un po' di pratica. A bordo c'è Android 6.0 Marshmallow, che sembra quasi una versione stock. In pratica si tratta della solita interfaccia dedicata ai dispositivi con processore MediaTek. Non ci sono rallentamenti durante l'utilizzo quotidiano, ma qualche surriscaldamento può capitare durante la produzione di giochi, anche se dai nostri test la fluidità non risulta compromessa. La riproduzione del gioco molto pesante, invece, è davvero fuori portata. Interessante la possibilità di personalizzare l'interfaccia utente grazie a tantissimi temi. Buona la qualità delle telefonate e la ricezione. Anche il GPS non dà problemi. L'audio è mediocre, insomma, nella norma, non delude tantissimo, ma ciò che invece delude davvero tanto è la fotocamera. Il sensore principale è un Sony MX135 da 13 megapixel. I colori sono riprodotti fedelmente, ma le foto risultano molto rumorose, spesso sfocate nei lati e non di grossa qualità. Da migliorare assolutamente l'HDR, perché invece di enfatizzare i colori, li sfalsa completamente. In condizioni di scarsa luce, la situazione precipita notevolmente, mentre i selfie vengono garantiti da una fotocamera da 5 megapixel, che tende però a sovraesporre le foto con quel classico effetto di bellezza viso. Veniamo adesso al tasto dolente. Con appena 2100 mAh, la batteria di questo Elephone S3 è pienamente bocciata. Con un uso neanche intensissimo, si arriva a mezza giornata con appena 2 ore e mezzo, massimo 3 ore di schermo attivo. Che dire, davvero bello da vedere, ma il voto finale è pesantemente condizionato dai problemi di batteria e dalla fotocamera scadente. Tuttavia, penso che se Elephone rilascerà aggiornamenti celeri, la situazione potrà migliorare abbastanza, sempre ricordandoci che parliamo dello smartphone middle range, il cui prezzo si aggira intorno ai 150 euro. Bene ragazzi, anche questa volta è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. I like the way you work it, no diggity, I'm about to bag it up.